Lezioni video, un decalogo per l'uso corretto di monopattini elettrici e biciclette, l'iniziativa Torino per frenare l'incremento degli incidenti, anche gravi. Cosa è giusto fare e cosa bisogna evitare in bicicletta e monopattino? Arrivano i video della Polizia Municipale di Torino per sensibilizzare coloro che utilizzano la mobilità verde. Saranno diffusi anche nelle scuole. Federica Burbatti. Comportamenti da osservare con il monopattino elettrico. Informazioni per una mobilità sostenibile e sicura. Transitare sulle piste e corsie loro riservate quando esistono, in assenza di pista ciclabile, percorrere la carreggiata restando il più possibile vicino al margine destro. In questi video i comportamenti corretti per guidare in sicurezza biciclette e monopattini. A breve saranno a disposizione, li ha realizzati il comando della Polizia Municipale di Torino. Educare e rieducare soprattutto quelli che da tempo usano la bicicletta, per il monopattino è da poco che è in circolazione, circa un anno che è in circolazione nella nostra città, spiegando bene che cosa fare e soprattutto cosa non fare. Questo perché le regole vanno rispettate da tutti, non solo da chi usa i mezzi della Green Mobility, ma anche da tutti gli altri che oramai devono convivere con questi mezzi sulle nostre strade. Controlli intensificati della Polizia Municipale, che ha rilevato in un anno un aumento delle infrazioni a chi conduceva monopattini o biciclette. Le più frequenti infrazioni: transito sui marciapiedi o sotto i portici, oppure il trasporto di un secondo passeggero. C'è una rivoluzione in corso, non solo nella nostra città, dove stanno aumentando gli spazi ciclabili e gli spazi, come dire, per mobilità alternativa all'auto, che però ha bisogno di essere spiegata. Il codice della strada è stato cambiato recentemente e questo richiede uno sforzo anche di spiegazione da parte dell'amministrazione. Quindi questi video gireranno sul web e spiegheremo anche nelle scuole come funzionano queste novità. Regolare la velocità in modo da avere sempre il controllo del veicolo.